E come vi abbiamo preannunciato anche nel nostro sommario, sono esattamente le 9:29 e ringraziamo di cuore per essere collegata con noi l'autrice di questo libro, ma lei è mamma, educatrice nella scuola materna, ostetrica, davvero chi più ne ha più ne metta, un po' ecco, rappresenta questa donna che fa tante cose, ha più di, ha più di due mani e di due braccia. Lei è Rachele Mimì Sagramoso, autrice di questo libro edito da Tau. Editrice Non avere paura, mamma, sfide a vincita certa. Buongiorno Rachele, benvenuta. Buongiorno, grazie dell'invito. Ma grazie a te per averlo accolto. Allora, moglie, mamma di 7 figli, educatrice di scuola materna ostetrica, racconti la tua famiglia sul blog Sei di tutto più uno, attraverso il quale sogni di aiutare le mamme e i papà ad avere il coraggio di farsi protagonisti dell'educazione dei loro figli. È vero che questo libro nasce da un rifiuto? È verissimo. Mi era stato chiesto un libro sulle famiglie numerose, io non ho mai scritto libri, io posso scrivere articoli, però libri non mi era mai capitato e ho cominciato a mettermici con, come si suol dire, di buzzo buono, e chiedendo anche la collaborazione appunto dei vostri amici Cristina e Giorgio Picocco, Sì. di Antonio e Luisa De Rosa, insomma di persone la cui capacità sicuramente è più preziosa che la mia. E quando poi ho consegnato il malloppo, io piano piano mandavo dei capitoli, però non mi venivano criticati. Quando poi ho consegnato il malloppo, mi è stato detto che no, che non era quello che, diciamo così, che le persone cercavano, che l'autore cercava. E per cui sono rimasta un po' così, però si sa sempre, come dice Fräulein Maria, non so se ti ricordi tutti insieme appassionatamente, no? Certo, come no. Ecco, che è uno dei nostri cult, tra l'altro. Per cui dice una volta, ogni volta, no, che Dio chiude una porta per spalancare un portone. Per cui mi sono messa a cercare, ho chiesto un po' di aiuto da amici che avevano già pubblicato ed ecco fatto, fatto il miracolo, ecco, la provvidenza si sa come funziona, no? Non è mai comprensibile, però in realtà poi dopo ci apre, ci spalanca portoni. Come dicevo prima, leggendo in quarta di copertina, racconti la tua famiglia su questo blog, Sei di tutto più uno, e tu in qualche modo appunto il tuo sogno è quello di aiutare le mamme e i papà ad avere il coraggio di farsi protagonisti dell'educazione dei loro figli. Che cosa significa questo, essere protagonisti dell'educazione dei propri figli, Rachele? Ma è una cosa che deriva un po' dalla mia consapevolezza sia di madre ma anche d'ostetrica, perché ho per anni seguito i corsi di preparazione alla nascita, i corsi che vengono offerti alle donne nel postparto. Io mi sono reso conto che a partire da un certo momento storico alle donne è stato detto: non sei capace. Tu non sei in grado di farlo, lascia che gli esperti lo facciano per te. Delega l'educazione dei tuoi figli ad altre, a persone che lo sanno fare. Questa in realtà è un'idea del tutto errata, perché voglio dire, nel momento in cui una donna e un uomo accolgono una vita, lo possono fare, possono essere protagonisti della vita della loro creatura, no? Certo, è faticoso, certo, c'è bisogno di mettersi in discussione, certo, c'è bisogno comunque di cercare determinate informazioni. L'educazione non è una cosa passiva, è attivissima, per cui si legge, si studia, si approfondisce, si chiede, si condivide con altri genitori, ma in realtà sono quella mamma e quel papà che possono tranquillamente farcela, sbagliando, ma chi di noi lo sbaglia? Insomma, io non credo che nessuno, insomma, che ci siano persone che nascono imparate, ecco, perdona la citazione. Io credo che tutti i genitori siano persone che hanno la capacità, la cura, gli strumenti per mettersi in gioco, per entrare in relazione con i loro figli. E un po' la storia, un po' la pedagogia mi dà ragione. Il momento in cui noi abbiamo dei ragazzi, delle ragazze che sono del tutto
confuse un po' dalla cultura, un po' dalle ideologie, un po' di che cos'è che hanno bisogno? Hanno bisogno di entrare in relazione con i genitori. Per cui se Esatto. invece di arrivarci quando il ragazzo o la ragazza hanno 13, 14, 15 anni e magari hanno un telefono in mano, cosa che io sconsiglio caldamente, e si cominci da subito, dall'inizio. Anche i genitori che hanno bambini, ragazzi in affidamento o che hanno adottato, questo non cambia assolutamente nulla. E i tanti genitori con i quali ho parlato che hanno adottato 1, 2, 3, 7, 8 figli me lo confermano. Prima si entra in relazione, prima si accoglie i bisogni, il dialogo reciproci, più ci sono delle enormi soddisfazioni in questo. Più si mettono, diciamo così, in giro cittadini che abbiano una determinata competenza nello stare nel mondo. È inutile Certo. insomma, far frequentare corsi contro il bullismo se poi per primi i genitori lasciano che i loro figli vaghino per ore nella notte con i compagni. Cioè, è inutile questa cosa. I genitori devono stare con i loro figli, secondo me, devono starci il più possibile. Rachele, appunto, hai detto che i genitori devono stare il più tempo possibile con i loro figli. Però ecco, in qualche modo, se la coppia non è stabile, è vero anche che forse nella nostra cultura manca un po' il sostegno alla relazione di coppia. Quindi se la coppia in sé è fragile, è vero anche che non riesce a educare, non riesce a dedicarsi ai propri figli. Come la vedi questa questione? Ma senti, ovviamente io ne ho parlato con diverse persone, alcune hanno partecipato appunto alla stesura del mio libro, ma altre no. È ovvio che nel momento in cui si diventa genitori, se però prima non è nato quello che Cristina e Giorgio Epicoco chiamano il primo figlio della coppia, che è il noi, ci saranno sempre delle lacune. Lacune nelle quali una cultura che è edonista, che è egocentrica, che è narcisista, che è egoriferita come la nostra, beh, noi sappiamo come si insinua facilmente. Se poi andiamo a vedere, ovviamente, quello che riesce a fare l'inquilino del piano di sotto, che ben gode del mettere le mani, nell'entrare nelle relazioni, di sgretolare le persone. Io non credo di essere la persona giusta con la quale parlare di rovinosità dei rapporti attuali, però certo è che c'è bisogno di aiuto, c'è bisogno di sostegno nei confronti dell'amore di coppia, che poi questo amore sia fecondo, sia sempre fecondo. Anche se non ci sono figli, se non sono arrivati, è ovvio che poi dopo ogni coppia fa la sua particolarità, ovviamente, però c'è bisogno di star dietro alle coppie. Purtroppo ci sono, non so se ti ricordi la novella di Collodi, Pinocchio, ci sono tanti omini di burro in giro che richiamano verso il paese dei Dei balocchi, balocchi. abbandonando poi nella disperazione le persone divenute asini. Quindi, insomma, bisogna stare molto attenti quando si parla di amore di coppia. Posso chiederti che cosa, diciamo, anche alla luce della tua esperienza, quali sono le risposte, ma non solo di tipo economico, che la politica dovrebbe dare alle esigenze delle madri e in generale delle famiglie? Ma guarda, ce ne sono tante e oltretutto io ho avuto il piacere di intervistare e di far partecipare per esempio Cristina Tamburini, che è un'antropologa filosofica che ha scritto l'intero capitolo sull'economia del mio libro. Ne ho parlato con tante persone. Sicuramente la demografia dell'Italia attualmente ci segnala, ormai da anni, l'enorme problema della denatalità,
che però, come hai detto tu, non è solamente meramente economico, perché se il problema fosse economico, le persone ricche che se lo possono permettere avrebbero tanti figli, invece non ne hanno tanti, ne fanno uno, ne fanno due, ne fanno un po' quelli che sono della propria, alla propria portata, perché poi i figli si mettono al mondo ma si devono anche educare. Mentre invece magari le persone che hanno una vita un più umile, più semplice, nonostante non facciano mai mancare niente i figli, hanno sempre più bambini. Questo ci insegna una cosa importante, cioè che per avere figli, sì, la disposizione economica è ovvio, ci vuole, perché comunque, visto, siamo in un mondo purtroppo dove i costi sono tanti, bisognerebbe abbassarli, bisognerebbe trovare il modo di abbassare dei costi, di scaricare per esempio le tasse in un altro modo, però non è giusto che io paghi le tasse della spazzatura come le può pagare un single. Io ho tanti, cioè, mi sembra una cosa Certo, certo. un po' sciocca, perché comunque io per esempio sono dell'idea che i bambini abbiano bisogno di stare con mamma. La mamma non dovrebbe essere obbligata a tornare al lavoro a mesi infinitamente precoci rispetto alla crescita dei propri bambini, anche se avrebbe bisogno di una mano, perché purtroppo non siamo più in quelle famiglie dove c'erano le nonne, le zie, le cugine, le cognate, le donne Esatto. sono sole, e io sono la prima a dire che avere un bambino piccolo dopo un po' snerva, ma per forza, ma è ovvio, ma è fisiologico. Infatti, no, per fare un bambino ci vuole un villaggio. E noi il Vero villaggio ce lo questo. siamo completamente persi, che Sì, strano. esatto, sì. E questo è quello che bisognerebbe cercare invece di riattualizzare. Oltretutto, gli anni del Covid ci hanno educato al fatto che ognuno pensa veramente al proprio orticello, alle proprie possibilità, alle proprie cose. Questo è il narcisismo della nostra cultura. Le mamme dovrebbero cercare di poter conservare il loro lavoro da prima della nascita, dopo la nascita, il poter stare a casa col proprio figlio il più possibile, perché se uno fa una nottata con un bambino con la febbre o con le coliche o con qualsiasi altra cosa, la mattina alle 8 non ce la fa andare a lavorare, ma questo io vorrei dire, cioè, Esatto. mi sembra abbastanza fisiologico, insomma. Fisiologico, certo. Bisognerebbe avere degli orari più elastici, bisognerebbe avere il diritto al part-time con lo stipendio completo, perché se una donna è in part-time perché ha dei figli, non è che è a divertirsi e a farsi le mani, i capelli e andare in palestra, è ad educare le persone che in un futuro lavoreranno. Cioè, È così, è questo, no? certo. Bisogna sempre pensare al fatto che quella donna sta facendo qualcosa per tutti. La famiglia non è qualcosa di privato, è estremamente pubblica, come dice Valentina Muraglie, altra mamma che ha adottato, che ho intervistato a lungo. Non è che ecco, il figlio non è qualcosa di personale. Io non faccio un figlio perché voglio un figlio. Non è un oggetto, questa è la mercificazione che abbiamo voluto dare all'infanzia, la soddisfazione personale. Io accolgo un figlio perché poi divenga un adulto che possa essere maturo per mettere al mondo dei figli e che lavori anche per la nostra società. Paghi le tasse perché tutti possiamo godere della sanità gratuita, e non so quanto resterà gratuita la sanità, non so quanto rimarrà gratuita l'istruzione. Abbiamo delle enormi gatte da pelare. Vedremo un po' che Che cosa. cosa, certo. Rachele, sicuramente il tempo a disposizione avremo bisogno di un'altra diretta intera per affrontare con te tanti argomenti perché davvero hai centrato il punto. È un libro che consiglio questo, e lo ricordo, Non avere paura mamma, sfide a vincita certa, Tao Editrice, ai genitori, mamme, papà, nonni, educatori. È un libro che davvero merita.
merita di essere letto, da tenere sul comodino. Non è un manuale di istruzioni, sia chiaro, non ci sono solamente consigli su come, ci sono tanti spunti di riflessione, quindi non è un manuale di istruzioni per l'uso, anzi ci sono davvero dei punti molto molto interessanti di confronto e anche appunto per dare una mano ai genitori, a mamme e papà. Grazie Rachele Mimì Sagramoso per essere stata con noi. Speriamo di risentirci presto, anche per fare Grazie. una chiacchierata sul tema famiglie che è molto molto attuale e interessante. Grazie ancora. Volentieri, grazie, buona giornata. A te buona giornata, buon lavoro.